Orgoglio Granata, in collaborazione con Salamini Beretta. Che te lo dico a fare? Salamini Beretta spariscono in fretta. Amici Granata, buonasera. Grazie. Grande Toro, forza Toro. Buonasera, buonasera, benvenuti ad Orgoglio Granata. Buonasera, buonasera, ben ritrovati, Orgoglio Granata. Signore e signori, buonasera, buonasera, bentrovati a Orgoglio Granata. Siamo noi, cuori Granata, e sarà colore solo per tutta la vita. Orgoglio Granata, puntata speciale, Genoa Torino, partita che sta iniziando a Massi. Una partita davvero che può definirsi uno spareggio UEFA, anche se i risultati della domenica hanno complicato la situazione del Toro e del Genoa. Granata in maglia bianca e Genoa con una divisa che ricorda lo scudetto del 1898, ossia maglietta blu e pantaloncini rossi, anche se diciamo lo scudetto era uno scudetto ante litteram, c'erano quattro squadre, semifinali al mattino, finale pomeriggio, se segnava lo scudetto, insomma, nemmeno i peggiori tornei aziendali, ma all'epoca funzionava così, tanto a Genova non ci vedono, quindi possiamo dirlo. Le formazioni, anzi no, posso vederci su streaming, ma speriamo che non si offendano, ma d'altronde è così. Allora, vediamo le formazioni. Abbiamo detto il Toro confermato, il 3-5-2 con Padelli in porta, difesa classica, ossia Maximovic, Glick e Moretti. Gli esterni, Pes a destra, ma c'è Molinaro e non c'è Darmian. E poi anche qui il centrocampo tipo ormai, Benassi, Gazzi, il Cadduri e Maxi Lopez a fianco di Quagliarella. Maxi Lopez nelle 20 partite che ha il Torino è solo la nona volta che parte dall'inizio. Altre volte è stato preferito Martinez. Il Genoa, vedete, con tre soli italiani, Perini, Bartolacci e Borriello. Un Genoa molto offensivo col 3-4-3. E ti chiedo quali sono, Giuseppe, le insidie di questo match. Le insidie sono parecchie lì, da Borriello a Niang, che è in forma. E poi hanno un buon centrocampo con questo Bartolacci, che è un buon giocatore, è uno che sa infilarsi molto bene nella linea lì di attacco e potrebbe benissimo dar fastidio, ha fatto già anche parecchi gol. Possiamo togliere la grafica perché andiamo in zona Elisa, perché ovviamente questa è una trasmissione live, quindi ci sarà anche il contributo dei telespettatori, quindi se vogliono contattarci via email o via telefono, Elisa, certo, ci spiega. Allora, per come telefono allo 011 248 9697, oppure per email basta scrivere a orgogliogranata@grp.it o ancora addirittura sul sito www.grp.it, c'è appunto la possibilità di chattare con noi in diretta. Perfetto, questa quindi sono i modi per contattarci. Ti chiedo questi primi secondi, di solito non dico niente, però mi sembra che insomma l'atmosfera sia da serata importante, ci sia la consapevolezza che è davvero uno spareggio UEFA. Stanno giocando da subito, ecco, diciamo che non c'è stata una fase di studio delle due squadre, stanno tutte e due giocando, anche noi stiamo spingendo. El Cadore era andato via molto bene, un fallo, di non quindi caldo. No, stiamo, le due squadre stanno giocando, nel senso che tutte e due sentono la partita, secondo me. Ecco, la giornata di ieri, Manno ci ha fatto vedere tanti gol, dimostrazione che a fine stagione non si fanno tanti calcoli tattici, ognuno cerca l'obiettivo e quindi insomma non dobbiamo aspettarci dei gol. Beh, speriamo che arrivino, soprattutto da coloro che hanno la maglia bianca. A questo punto la domanda è questa. Esatto, esatto. Sono molto contento che ci sia un tandem offensivo, secondo me degno della sfida, cioè basta con il nostro Fulgido Martinez, proviamo con due che vedono la porta e quando hanno la palla la buttano verso la porta, non fuori dalla porta. Beh, sì, anche Martinez la vede, però spero non tira in porta. No, ma la centra, ma cioè, a volte il portiere, insomma, è un giocatore molto giovane Martinez, è il primo anno in Italia e giustamente deve ancora, diamo magari, tempo, magari in Svizzera era più facile fare gol come era più franco in Svizzera. Ecco, adesso intanto
intanto c'è un... Allora, facciamo, vediamo qua come se la cava con la telecronaca. Non sentire la questione è un divertimento. C'è un calcio d'angolo per il Genoa, dai, questo sotto la curva nord. Attenzione, il Genoa che sta per battere un calcio d'angolo. Ecco. Il mucchio in area di rigore, palla in mezzo, allontanata. Allontanata dal Tora, quindi dal Tora. Sappiamo che su palla inattiva si fa rispettare. Ecco Maxi Lopez. Colto piede innescato Maxi Lopez, ma subito fermato dal Tora. Facciamo un applauso. Facciamogli un applauso. Bravo. Attenzione Denison per Niang. Cerca di superare il nostro... Cioè, Gaspini che subito, subito protesta. Se vuole sono stato io, sono stato io. No, ecco, la palla è uscita. La palla è uscita su probabilmente il tocco granata e non... E quindi ci sarà una... Rimessa per il Genoa. Cerco di fare male. L'arbitro indica così. Prima schermaglie di gioco. Chiedo a Daniele Boom, insomma, se... Ti sembra che la squadra sia entrata col giusto approccio psicologico? Ma da quel poco che abbiamo visto sembra di sì. Bisogna, chiaro, ho visto prima Maxi Lopez tentare un colpo di tacco e perdere palla, quindi sprecare un possibile contropiede. Chiaro, il Genoa ha il fattore campo e quindi gioca in casa. Tra l'altro con Borriello Niang è anche abbastanza pericoloso. Ricordiamo che è andato via dal Milan, che non era nessuno. A Genova sta facendo bene sotto la cura Gasperini. Tu parlavi anche delle altre partite, sono stati risultati pirotecnici in questo fine settimana. Sì. Il Sassuolo che è andato a vincere a Cesena, ha fatto retrocedere il Cesena, il Palermo che ha perso addirittura 2-3 in casa con l'Atalanta. Ne parlavamo con Pallavicini. Sono Diamoci a questa partita. Ti chiedo, Giuseppe, se il fatto di giocare di sera può essere un vantaggio, visto il Torino un po' a corto di fiato nella partita contro l'Empoli. Adesso intanto c'è un attacco del Genoa. Grande parata di Padelli. Mamma mia. Diciamo, la prima occasione è stata qualche secondo fa genoana con un sinistro a giro di Falché. Una stafilata di Borriello. Di Falché. Che è, insomma, sappiamo. Non è un'aquila, No, però sua mamma è una persona molto grande in Spagna, perché è il presidente del PD spagnolo, quindi è come fosse il figlio di Renzi qua in Italia, insomma. Non ha le coperture importanti. Ciononostante, insomma, è un buon giocatore. È politicamente corretto, allora. Scuola il PD spagnolo vale il 5%, Sì, quindi un po' di meno, diciamo. Va bene, un po' come fosse il figlio di Salvini, dai, facciamo così. Vado da Claudio e chiedo un commento di questi primi minuti in quel Genoa sta premendo. Molto bene nella nostra area. Sì, non parliamo più assieme. Due minuti che Genoa spinge, fa paura, perché comunque a me Niang lì è... Quindi la domanda sull'approccio psicologico non è stato eccellente del Torino, meglio il Genoa, direi. Attualmente sì, all'inizio magari prime battute sembrava che il Toro... abbastanza concreto. Il Genoa che attacca in questa fase sotto la gradinata nord, quindi con tutto il segno del pubblico, sicuramente il Genoa sembra convinto di poter inseguire questa Europa League e quindi non condizionato al fatto che allo stato attuale non dispone della licenza UEFA e quindi rischia un po' di fare ovviamente a giugno un po' come il Parma, cioè se andasse in Europa League sarebbe esclusa dall'Europa, ovviamente non rischiando il fallimento, anzi mi sembra che il Genoa tutto sommato soldi ne faccia circolare abbastanza. Ha dei beni preziosi. Esatto, no, ma comunque. Cioè, invece la Sampdoria allo stato attuale ha la licenza UEFA, questo mi stupisce ancora di più. Toro dovrebbe sperare una cosa, Alessandro, fare che Genoa a sesto, arrivare settimo e quindi va bene una licenza che tutti gli anni si può confidare su questo, insomma. Giuseppe, preoccupato da questo inizio del Genoa offensivo? Sono partiti forte, ma questo si poteva sapere, perché poche parole, devono vincere, allora hanno preso un pochettino lì, una supremazia lì a centrocampo e poi sfondano parecchio sulla parte sinistra dove c'è Maximovic, hanno avuto due palle gol, meno male che i difensori hanno coperto molto bene, ecco. Questa poi una gran parata anche di Padelli. La nostra fascia destra, dove Peres non fa nessunissima copertura. Sinistra loro, destra io nostra. Io Peres devo ancora capire che giocatore è, che ruolo nel ha. Nel 4-4-2 è un centrocampista più di difensore. Devo dire che se ne va Peres non piango. Che però non copra, si è capito già da tempo. Sì, è bravo in fase offensiva. Ma in fase offensiva è bravo. Nemmeno a Policano chiedevamo una fase offensiva. Nemmeno Anglomà a suo tempo, forse difendeva di più. Allora, in fase offensiva non sa crossare, in fase difensiva non sa coprire. Cioè. Però sa spingere bene, dai. Però il derby segna bene. Io sono convinto che nei campi di atletica se ne trovano tanti di Peres. Ah, non
non sarà contento Pocatore di un suggerimento per Petrachi di andare a cercare. Ecco, non diciamo così perché il Toro deve venderlo, se dici così gli fai perdere grande, grande campione assoluto. Approfittiamo che è un grande campione, talento puro, approfittiamo che gioca a ferma perché Giuseppe ci voleva segnalare un evento importante di giovedì. Ah sì, giovedì sera alle ore 19 ci sarà una partita di beneficenza per ricordare Rosato e ci sarà Torino Juventus insieme, giocheranno contro una selezione del Chieri e sarà a Chieri e ci sarà questa partita al campo del Pavia di Chieri. E sarà tutti invitati, non c'è da pagare niente, è solo per ricordare Roberto Rosato. Ci sei anche tu che sei formissima come testimoni amici di San Damiano, perché domenica scorsa avete giocato. Parlare loro che hanno fatto una bellissima manifestazione. Ecco, Roberto, vai pure. Abbiamo fatto questa manifestazione anche grazie a Pallavicini con lo Sparta Calcio e Atletico Granata in affiliazione. E appunto volevamo omaggiare, se si può, non so io. Facciamo dopo, c'è un omaggio a Giuseppe. A Pallavicini, te Giuseppe, questo qua è per poi te. Poi ben chiaro, non questo Pallavicini, ma è l'associazione ex calciatori che sì. fa. Certo, io parlo di Giuseppe. Luigi Marengo è una figura fondamentale. Sì, era lì. Allora, visto che siamo alla fine facciamo, alla fine. Vabbè, niente di cosa consegna. Farei un grande applauso a Roberto Rosato. Yeah, ovviamente, sì. Andiamo in pausa, ma aspettiamo un attimo perché il Torino ha una disposizione a palla inattiva dalle parti, quindi un cross nel mezzo, una mischia in cui il Torino quest'anno ha dimostrato di avere grande dimestichezza col gol. Gazzi chiama uno schema e vediamo, soprattutto quando indossa la maglia di Gazzi, ma il portiere del Genoa fa solo la palla, quindi è il momento di fare una pausa. Bentornati a Orgoglio Granata, siamo intorno al 13° minuto di Genoa-Torino, adesso una fase di stanca, anche se il Genoa fa una sconfessione territoriale, c'è stata una sfogliata genoana nei primi minuti che però si è risolta solo con qualche mischione e solo un tiro, in effetti un sinistro giro di Falche deviato da Padelli. Il Torino ha avuto una palla nei primi 10 minuti, una palla inattiva, ma non ha prodotto esiti, quindi il Torino attende e magari cercherà degli spazi in contropiede. Invece torniamo dagli amici di San Damiano perché stiamo parlando dell'evento che ha visto coinvolto domenica scorsa anche Pallavicini, gli ex calciatori Granata, e vinto ovviamente dalla Torino FD di Claudio Giraldi. Sì, niente, abbiamo fatto questo evento per dare una mano a Torino FD, che c'è qua il nostro il presidente della squadra, con Mauro Tarasco, direttore sportivo. Sì. Niente, diciamo che l'evento ha contribuito abbastanza bene, pensavamo più a flusso ma è andata bene così. Poi diciamo che quando fai le cose col cuore la gente reagisce abbastanza bene, dai, non ci possiamo lamentare. Potevamo fare un po' meglio ma comunque va bene così. Volevo presentare Luigi Bucce, che è il nostro... fare tutto perché lui fa tutto per la squadra, è un grande bene. E il nostro portiere oltretutto sosia a Quagliarella, che ha giocato anche nel professionismo, guardate, facciamo proprio piano nel professionismo marocchino, ha giocato in Serie A come portiere, è un grande. Beh, in effetti ti hanno già scambiato qualche volta per Quagliarella, no però ricorda qualcosa anche a proposito di Quagliarella. 2 minuti fa c'è stata un'occasione proprio per Quagliarella, è stato probabilmente un assist, se non sbaglio, di Maxi Lopez. Ditemi tutto, l'arco di Maxi Lopez che libera Molinaro mette la pancia e Quagliarella la tira scivolata. Ecco, è un gesto tecnico difficile, quindi non possiamo dire che ha sbagliato. Quagliarella di scivolata l'ha presa alta, è un'occasione, ma non si può dire un gol mangiato, ecco. Una via di mezzo. Era una buona occasione. Un aperitivo. Quando siamo un tiro. Un gol sbagliato. A Mauri il nostro comunque. Ecco, mentre facciamo parlare, l'abbiamo interrotto il nostro amico. Guarda che entri, Mauri. Tastino è su, sì. Ok, che buonasera a tutti. Ecco. Io prima di tutto ringrazio il capitano, che è una persona bellissima, che sempre che si impegna in quello che fa. Che ha fatto per i grandi Torino. Scusate l'emozione, vai, perché è la prima volta che parlo davanti alla gente. E poi per la giornata del torneo è stata una bella festa. Per il 3 maggio, ecco, ricordiamo ovviamente. Per il 3 maggio è stata una bella festa, poi
qua il nostro capitano sta cercando di fare un buon gruppo e niente. Allora, portiere, no? Quindi non attaccante, il nostro socio di Quagliarella. Fallo parlare. Faccio io l'attaccante. Ah, lui è l'attaccante. Buonasera a tutti. Ecco, insomma, è fisico possente, quindi quando sì. Gli attaccanti si spaventano. Comunque, sono stato contento che è stato quel torneo veramente bellissimo. Soprattutto è stata la famiglia di Toro lì proprio. È stata una giornata bellissima. Non posso dire altro. Tutto quello. Vediamo i nostri amici, non siete timidi, della scuola Leoman di Collegno. Questi primi minuti, siete fiduciosi? Prendete il microfono e parlate. Chi vuole, chi non vuole lo passi alla fianco, ovviamente. Di Maxi, ecco, lui. Nome? Di Maxi, secondo me. Nome di... Dovrebbero giocare meglio. Ecco, non ti soddisfa così. La bocca è... dirlo, non sei soddisfatto. No, per adesso no. No. Se no, ecco, a fianco, ecco, non, qualcuno che parli. No, passate bene il testimone, torniamo da quello che parla. Va bene, avete passato, fatto il giro, adesso torniamo da Giuseppe. Non può parlare nessuno, dai. Guarda, sono un po' timidi, ragazzi. Dici tu, insomma, questo inizio è un po' deludente forse. Magari sta tenendo le energie per dopo, cioè è tutto da vedere. La tattica, no, non siamo nella testa di Ventura, non possiamo dire, non possiamo dare un'opinione certa. Certo, comunque, Elisa, vengo da te e Ganga la Ganata, dobbiamo dire, per un altro evento importante che ci programma tra 8 giorni. Sì, allora, il Gran Gala Granata si svolgerà martedì 19 maggio a partire dalle ore 21 al Teatro Nuovo di Torino, in corso Massimo D'Azeglio 17. Il prezzo unico dei biglietti sarà di 7 euro, ricordiamo però che il ricavato sarà devoluto come ogni anno all'associazione Un Vero Sorriso, Ollus, che si occupa di reperire i fondi per finanziare la ricerca per l'atassia telangiectasia, una rara patologia pediatrica ereditaria. E oltre che partecipare alla serata, i tifosi potranno proprio esserne protagonisti del Gran Gala Granata, votando il miglior calciatore. Allora, ci dà una cosa importante a Genova, ma finiamo e poi la commentiamo. Votando il miglior giocatore e la rivelazione dell'anno del sondaggio di Toro.it. Appunto, tutte le informazioni si potranno trovare sul sito di Toro.it. Questa qualche minuto fa c'è stato un episodio clou a Genova, ha segnato purtroppo il Genoa con Iago Falque, che è oltretutto un giocatore scuola juventina, è stato ovviamente percussione di Nyang che l'ha messa in mezzo a Borriello, è completamente solo dal lato opposto. Difesa Ganata molto colpevole, Giuseppe. Certamente, si è trovato da solo lì davanti, ha potuto solamente appoggiare, non è che ha fatto. Il Genoa ha subito un contropiede fuori casa sullo 0-0. La nostra fascia destra era una prateria vuota. Dov'era Perez? È da un po' che stavamo soffrendo. Dov'era Perez? Anche Maximovic deve coprire lui. Ma anche Maximovic. Ma non a metà campo, cioè era proprio. Questo è partito a metà campo. Allora, quindi il Genoa è in vantaggio per 1-0. Adesso il Torino è lontanissimo dall'Europa League. Deve seguire a 6 punti. Quindi ha bisogno di questa vittoria. Dicevamo, un approccio psicologico non eccellente. Però la partita è una fase di stanca, poi questo svaglione, difesa davvero fuori posizione, il Genoa ha attaccato alla sinistra, poi il pallone è circolato fino al centro dell'area dove Falco, che aveva già segnato l'andata, ha segnato il gol dell'1-0 per il Genoa. E adesso ci voglio due gol. Adesso è dura, sì. E dobbiamo non innervosirsi, perché ho già visto che qualcuno è già abbastanza nervoso. E dobbiamo giocare, come sappiamo, fino adesso non stiamo giocando come abbiamo fatto tante altre volte, e qui manca qualcosa. Abbiamo preso un contropiede, avevamo la palla noi fino nella loro area, abbiamo preso un contropiede micidiale come al solito e ci è scappato il gol. Ma l'errore è stato a centrocampo. Passo palla e quindi innescato la ripartenza. No, ma raddoppio su Niang. Quando no. Si sbaglia. Qua dici tu. Chi ha sbagliato? Beh, secondo me i nomi. Il raddoppio su Niang non è stata una cosa molto intelligente, perché Niang li ha saltati come birilli e là c'era tutta la corsia. Sono andati tutti sulla palla, sì, poi tutti sulla palla.
Pierluigi, può essere che ci sia un po' la scimmia di Empoli sulle spalle, cioè la squadra si è un po' sfiduciata dopo la sconfitta con l'Empoli e non trovava più la convinzione che aveva qualche settimana fa. Ma io più che quello, la partita con l'Empoli a me ha dato la sensazione che fosse finita la benzina e che fosse finito l'ossigeno nel sangue e mi sembra che questa sera si evidenzi l'ossigeno che manca nel sangue, cioè sono lenti, non riescono a sviluppare gioco, non giocano senza palla, sono... Questa comunque sarà ricordata come la stagione delle grandi rimonte. Tu ne hai rimontato nel derby contro la Juve, hai rimontato a Bilbao più volte, hai rimontato dopo il 2-2 col Cesena, si è andato subito il 3-2 a Cagliari, col Cagliari perdeva, mentre il presidente Caio si accarezza la folta chioma, ma siamo un po' perplesso. Insomma, grandissimi rimonte, anche Firenze ha subito gol all'85esimo. Tu non hai sempre reagito quando ha subito gol. E cosa avrà la forza anche stasera secondo te? È un po' più complesso, primo perché comunque ringraziamo il Torino di quest'anno che con queste rimonte, in particolar modo due, una in terra basca e una in terra totalmente granata, ha reso memorabile un campionato sotto tutti i punti di vista. Già è stato eccezionale a ripetersi quasi come l'anno scorso, con quei due diamanti che brillano nella storia dei tifosi granata, penso per sempre. Non possiamo assolutamente fare nulla di meglio. Tre calcio d'angolo del Genova, mi pare zero per il Torino. Una punizione per il Torino e un mezzo intervento di Quagliarella, due parate simpatiche e importanti del nostro portiere. Questo è un po' come Palermo, che il Torino ha fatto un primo tempo negativo e poi c'è stata la grande scossa. Ci vuole la scintilla, l'episodio è legittima. È legittima. Mentre a poco contiamo l'episodio del Torino, ecco però c'è bisogno della scintilla, no? che scatti l'episodio che possa in qualche modo riportare il Torino sotto. Diciamo che questo, c'è Maxi Lopez dall'inizio e io ho molta fiducia in quel ragazzo lì insieme a Quagliarella. Allora, un paio di minuti fa c'è stato un tiro di Benassi, una respinta di difesa del Genoa, il Torino sotto porta, penso con Quagliarella, ha avuto il tap-in, un pallone ovviamente che è andato fuori. Quindi diciamo la seconda cosa per Quagliarella, anche qui non è un'occasione facile perché la palla è rimbalzata, ma poteva essere la prima era più facile, perché eri proprio davanti, qui eri già anche comunque segniamo due occasioni nitide per il Torino, entrambe con Quagliarella, e quindi almeno una reazione c'è. Tra poco dovremmo poi andare in pausa, ma commenteremo tutta la serata. Ecco, vado da Gianni Franco, presidente del Pianelli. Ci credi a questa rimonta anche questa sera? Vedi la squadra reattiva? Guarda, riprendo che cosa ha detto Andy, che noi quest'anno più di così non potevamo chiedere alla squadra. E secondo me il derby è stata una grande impresa e ci ha scaricato un po'. Quindi l'aspetto psicologico, l'aspetto motivazionale. Però un po' dai, non è ancora finita, abbiamo visto delle cose quest'anno. Poi col Genova l'anno scorso gli abbiamo fatto un bel ricordino. Dimentichiamoci gli ultimi 5 minuti di Genova dell'anno scorso. Ci potrebbe anche essere il risvolto della medaglia, metti pure che vada male, lo so che dispiacerebbe a tutti. Attendiamoci a stasera. Allora adesso devo chiamare l'ennesima pausa, ci vediamo tra pochissimo, chiedo scusa agli ospiti, tra pochissimo per commentare e vivere assieme la sfida tra Genova e Torino. Siamo tornati in onda per commentare la partita tra Genoa e Torino. Facciamo un applauso in incontro alla squadra, ovviamente. Il Torino che sta cercando di reagire a Genoa, una situazione davvero difficile perché sommata la sconfitta di mercoledì con l'Empoli, sommata alle vittorie di ieri esterne di Fiorentina, Sampdoria e Inter, questo 1-0 del Genoa dà una classifica che non è confortante, come ci spiega Camilla. Sì, infatti la classifica UEFA con il Toro che sta perdendo vede al quarto posto il Napoli con 60 punti, quinta la Fiorentina con 55 punti, sesta la Sampdoria con 54 punti, settimo Genoa a 53 punti, poi Inter con 52, quindi il Toro a quota 48 e Milan a 46. Quindi il Torino adesso sarebbe 6 punti alla Sampdoria, non calcolando il Genoa che attualmente non ha licenza UEFA, comunque
6 punti e la Sampdoria nelle ultime tre giornate ha un calendario abbastanza facile, perché è vero che c'è la Lazio domenica in casa, ma poi giocherà Empoli, sappiamo i grandi rapporti di amicizia tra Mihajlovic e l'allenatore dell'Empoli, e l'ultima c'è Sampdoria Parma, quindi sicuramente la Samp le ultime due giornate farà 6 punti, e quindi bisogna vincere stasera. Insomma, il Torino non ha altri obiettivi che la vittoria, sta perdendo, ma vediamo, insomma, un Torino molto reattivo in questa fase, quindi speriamo che possa prima pareggiare e poi segnare. Ti chiedo cosa può succedere, se c'è qualche cambio che può fare Ventura. Non riesco a immaginarlo un cambio, se non mettere dentro Darmian. Posso togliere Perez e mettere Darmian. L'unico. Almeno abbiamo qualcuno che poi in fascia copre un po' e sa portare palla. Non è che dobbiamo coprirci. Certo, no? Non vedo... Stiamo perdendo, se ci copriamo ancora. Sì. Darmian però sa. Non è che possiamo tenerlo 1-0 per loro. Però sì. Darmian sa andare a crossare. Poi di che altro può anche andare di più in fase difensiva, perché adesso bisogna restare in partita. 50 partite ha fatto questo Darmian, poveretto. No, di più, perché due anni che gioca Darmian. Nazionale, ha fatto due anni che gioca. Ecco, la curiosità è che in tribuna abbiamo visto. Abbiamo visto in tribuna. Scusate, sono una cosa. Abbiamo visto Alessio Cerci, che è andato a seguire ex compagni, Alessio Cerci che si è tatuato sul petto, ricorderete, il minuto 47-47 del secondo tempo, in cui poco più di un anno fa segnò il gol del 2-1 per la splendida rimonta nel recupero col Genoa. Il Torino perdeva 1-0, ha vinto 2-1, il gol di Immobile al 46esimo e di Cerci al 47esimo, magari può essere di buon auspicio, no? Ti attacchiamo anche questo? Sì, ti attacchiamo tutto. Cioè. Io ho messo la sveglia. Quella partita è stata ribaltata. All'andata il Torino ha ribaltato il punteggio col Genoa, deve ribaltarlo anche questa sera. Ci vorrebbe magari in campo più che in tribuna, magari. Però Cerci di quest'anno me lo tengo me lo tengo volentieri. 1-0. Mentre in realtà questo ottimismo è stato vanificato, perché un minuto fa vediamo un invasato. Aspetta. Preziosi. Esultare, perché insomma è stato un episodio davvero negativo, però è stato annullato il gol del Genoa, quindi in realtà Preziosi è invasato, perché prima è esultato e poi l'esultanza è rimasta in gola. C'è stato probabilmente un fallo in attacco del Genoa, quindi un minuto fa il Genoa chiedo scusa perché siamo un po' di confusione, il Genoa ha segnato il secondo gol, ma è stato annullato, quindi il punteggio rimane Genoa 1, Toro 0. Il presidente Cairo è stato inquadrato abbastanza perplesso, mi sembra un la po' la sua faccia dice tutto del momento. Questa immagine Toro, secondo me un po' il senso, ma diciamo prima io sono d'accordo con l'avvocato Marengo, insomma la squadra mi sembra dal punto di vista fisico un attimino arrivata al limite, insomma il Genoa arriva primo sulla palla, ha fatto vedere prima del gol Niang sulla fascia di mettere in difficoltà la difesa del Toro. Il Toro, a parte quell'occasione di Quagliarella e quell'altro mezzo potrebbe essere un autogol, ha avuto poi un calcio di punizione di Gazzi che è arrivato in porta, sì, direttamente al portiere. Possiamo dire che magari questo è l'episodio clou, cioè nel senso che il Genoa poteva ammazzare la partita, il fatto che il gol sia stato annullato può magari dare... Ci tiene in vita, però obiettivamente non vedo una grande squadra in grande spolo. Poi nel calcio può capitare, adesso c'è un contropiede. Cosa fanno? Già meglio che contro l'Empoli. Ecco, mi sembra forse più il tempo col Palermo, no? Fino adesso. Palermo in cui il Torino andava male, subiva anche su palla inattiva, e poi invece nel secondo tempo ha ribaltato la partita, avrebbe vinto, ma c'è stato quel gol annullato. Ma sì, anche quello, sai, due punti in più era importante, avevamo 50 punti, invece in due partite con Palermo e con l'Empoli abbiamo fatto un punto, 5 punti persi. Poi Giuseppe in quel momento, qualche giornata fa, quindi potevano avere un'altra valenza quei due punti. Con l'Empoli abbiamo proprio sbagliato tutti quanti la partita, non c'è niente da fare. A me non mi sembra che adesso il Torino, penso che sta prendendo le misure, adesso perché è una squadra che bisogna stare attenti, loro partono in contropiede velocemente, con questi, specialmente con Niang, però noi stiamo tenendo molto bene il campo. Abbiamo anche Molinaro che oggi mi sembra che meglio dell'altra contro l'Empoli, e ci vuole poco perché volevi dire, scusa, sul gol annullato, no, un fallo in attacco, quindi neanche tante potenze genovane, comunque la difesa mamma, questa non è una bella occasione, magari aveva già questa fischiato, è una occasione, ha lasciato spazio, allora torno ovviamente da Giuseppe. Allora abbiamo fatto una tabella
Allora, ricordiamo che fino alla sesta c'è stato un fallo netto, no? Netto. Quindi, nessuna discussione. Giuseppe, parliamo solo una volta, vi chiedo. Allora, la Fiorentina ha 55 punti, gioca in casa con Parma e Chievo e trasferta a Palermo. Quindi penso vada più sopra i 60 punti, sì. Il Torino può andare al massimo 60, quindi la Fiorentina è persa. È andata, non la prendiamo. La sesta, adesso la Sampdoria che gioca in casa con Lazio e Parma e a Empoli. Ricordiamo la grande amicizia tra i due allenatori, perché Mihajlović è andato anche in hanno visita. Hanno una partita difficile che è con la Lazio. Perché la Lazio non può. Però, e anche teoricamente il Parma, perché hai visto ieri con Napoli. Il Parma non ha lasciato la partita al Napoli, è giusto, è una mina vagante il Parma. Quindi diciamo la Sampdoria non ha garantito i 60 punti, ma anche se andasse a 60 punti, il Torino pari a 60, in caso di parità, il Torino in vantaggio sconti diretti. E poi l'Inter e il Genoa non le considero, perché comunque il Torino deve fare la corsa sulla sesta. L'Inter in casa la Juventus e l'Empoli va in trasferta col Genoa, quindi c'è ancora uno scontro diretto. Insomma, servono quattro vittorie. Però, sì, quattro vittorie, però se perdi stasera è finito. E anche il pareggio. Perché noi non arriveremo mai a 60, no? Sì, il Torino ha tre partite e mezzo. E poi le devi vincere tutte e tre, sì. Le altre ultime tre, e vai a 60. Pazzesco, una situazione che sembrava in discesa, bastava battere l'Empoli e invece è diventata una situazione davvero. Poi Alessandro, ricordiamo che l'anno scorso il Toro ha chiuso a 57 punti, cioè arrivare a 60 quest'anno sarebbe avrebbe del miracoloso. Ecco, sì, e quindi è aumentata la soglia UEFA. Sì, sembrerebbe di sì, anzi ormai c'è la Sampdoria è già a 54, quindi la soglia UEFA è aumentata. Sicuramente va oltre il 57 quest'anno. Ecco. Quindi. E quindi diciamo, mancano tre partite e mezzo alla fine del campionato, il Torino deve fare 12 punti, sta perdendo a Genoa, quindi situazione che sembra obiettivamente in salita. Allora ti chiedo, Armando, ci può essere un uomo che prende la squadra in mano, la trascina alla vittoria? Ci vuole un'altra impresa epica, una serie di imprese epiche da qui alla fine? Ma diciamo che l'impresa epica in questo momento a me sembra vincere a Genova, perché il Genova comunque sta giocando meglio del Torino, ha segnato un gol e mezzo, per fortuna è stato annullato il mezzo. No, ma era netta. Il Torino non è comunque in belle, questo bisogna ammetterlo, rispetto ai primi tempi che ogni tanto regala in trasferta. Questa volta sta giocando. L'unica cosa è questa, e magari più avanti, perché anche se Ventura non lo farà mai, provare a mettere una terza punta e Darmian. La terza punta da Martinez, che non segna mai. Chi... Vabbè, certo. Però, sai, cioè, non hai grande. A Mauri. Però la domanda, secondo me. Vabbè, tre punte, però sbagli come l'avete detto, se prende il secondo gol e la chiude. Lo so, però non puoi neanche. Se perdi questo è finito. Vabbè, ma ti togli per mettere una terza punta, perché a due, cioè come fai? No, toglierei io. Io posso venire a vedere, giusto? Toglierei Benassi. Metti Darmian. Cioè, fai a specchio il 3-4-3 come. Esatto. Metti Darmian al posto di Peres e Martinez al posto di Benassi. E quindi insomma, proprio una rivoluzione copernicana serve. Quanti minuti siamo? Torno al 40esimo siamo. Allora, tra poco, vi anticipo già che tra poco daremo la pausa, in modo che poi nell'intervallo saremo collegati con voi per commentare tutto il match. Claudio, insomma, se questi ultimi 10 minuti creano ottimismo o sei perplesso? Aspettiamo secondo te. Diamogli il benvenuto al Coglio Granata. Quindi l'obiettivo è finire 0-1 a primo tempo? Primo tempo, sì. Secondo te, Alessandro, cioè io pongo questa questione, siamo convinti che la società volesse veramente andare in Europa League? Io sì, visti gli incassi, perché l'anno scorso siamo andati in Europa League ricordando quello che è successo, come settimi, sbagliando il rigore l'ultima giornata proprio con Cerci a Firenze, aveva lasciato tanti dubbi quel rigore sbagliato. Quest'anno, dopo la sconfitta con l'Empoli, se non sbaglio, è arrivato il comunicato della società che dice che vanno a Bormio dal 13, piccola postilla, nel caso dovessimo andare in Europa League andiamo dal 1 luglio. Credo che insomma l'Europa League ha portato solo benefici al di là della ma per il discorso diciamo prima con Gianni Franco, discorso della rosa ristretta, perché per andare l'Europa League e fare un altro campionato lo devi ampliare, ma comunque hai fatto un'ottima campagna europea e nella storia rimangono le partite europee, insomma, però per ampliare la rosa devi spendere dei soldi, devi tenere i giocatori, acquistare dei buoni, per fare quello che hai fatto quest'anno non basta la società ha tutto l'interesse ad andare in Europa League, ci mancherà con quel che rende. Ma anche a livello di immagine, di affetto dei tifosi, di valorizzazione dei giocatori che eventualmente vendi, quindi l'Europa League ti dà solo benefici. Anche gli sponsor, se li fai girare in Europa. Il ragionamento che hai appena fatto
ci sta, cioè, ha una logica, posso questa però io non credo mai a queste ideologie. Alla fine le società vogliono vincere, sì, vogliono arrivare, cioè, poi credo che il presidente Caio la viva un po' come una questione di cuore. Penso che mai si sia divertito nel Torino come nelle coppe quest'anno, quindi, e nel derby, quindi in realtà le coppe portano solo benefici, che non interessa. Io direi che si è divertito anche a vedere l'incasso delle coppe, sì, l'incasso e il coinvolgimento del pubblico, i 3.000 Bilbao eccetera. Camilla ci chiama la pausa, poi commenteremo il primo tempo della partita. Vi lasciamo qualche minuto con i gol dei nostri sponsor e ritorniamo tra poco, restate con noi. Siamo nel recupero di Genoa Torino con il Genoa in vantaggio, sta 1-0, il Torino non riesce a ribaltare il match, ma confidiamo nel secondo tempo, magari un'iniezione di fiducia che nasce da un cambio o da un episodio che possa invertire il trend di questo match e direi anche dell'ultima settimana. È incredibile, siamo andati a Superga lunedì scorso convinti che il Torino, battendo l'Empoli, sarebbe arrivato al sesto posto, quindi in vantaggio anche sulla Samp per gli scontri diretti e quindi con un piede in Europa League. Oggi ha un piede mezzo fuori dall'Europa League perché è venuta la sconfitta con l'Empoli, sono venute ieri le vittorie di Fiorentina, Sampdoria e Inter che quindi hanno alzato la soglia UEFA, e poi il Torino a Genova sta perdendo 1-0, non sta giocando malissimo, ma il Genoa quando attacca fa molto male e il Torino ha avuto due chance su due palle un po' sporche di Quagliarella e non ha trovato lo specchio della porta di questa notte in cui anche il Genoa si gioca l'Europa League e il Torino sembra avere in difesa meno solidità rispetto al passato, no? Mi sembra soprattutto sì, quello. Ma si vede. Maximoli si è fatto saltare di Neyang con una facilità estrema, non c'è mai un raddoppio, lasciano sempre uno contro uno sulle fasi sia a destra che a sinistra e hanno messo questi pallone nel mezzo, meno male che Borriello non è arrivato perché sennò era un gol facilissimo, ecco. Abbiamo delle difficoltà, io penso che lì un po' a centrocampo abbiamo delle difficoltà. Facendo un bilancio questo primo tempo possiamo dire che però Gasperini col suo tridente ha azzeccato la formazione sicuramente. Il risultato è giusto, ecco, nel senso che sicuramente legittima una supremazia del Genova sia in fase d'attacco che nel controllo del centrocampo. Per raccontare un episodio importante. Noi abbiamo qualche fiammata, qualche contropiede, ma non siamo mai riusciti a tenere il gioco, a avere il pallino in mano al centrocampo. Poi ci hanno asfaltato veramente sulla nostra fascia. Ecco, destra. Le fasce che sono sempre state spesso il punto di forza del Torino. Stasera già c'è qualche problema, l'abbiamo visto in formazione perché non c'è Darmian, che contro l'Empoli è apparso un po' stanco dopo una stagione per lui davvero logorante. Ricordiamo i mondiali, ha giocato con la nazionale e ad questa fase gli allenamenti con Conte sono forse più impegnativi di quelli che si fanno nei club. È certo che Damiano, insomma, dopo più di 50 partite, il Torino ricordiamo si allena il 30 giugno, quindi abbiamo superato abbondantemente gli 11 mesi e le 50 partite. No, poi Damiano ha fatto i mondiali, quindi ha finito i mondiali ed è partito per. Sì, ha fatto anche meno. Ha riposato poco. E poi ha giocato spesso. Che forse se è mancato qualcosa nella rotazione, il Torino avendo solo tre esterni, Bruno Pérez, Darmian e Molinao, e non avendo ad esempio uno al posto di Masiello che ha giocato mai per problemi fisici, ecco, forse un esterno in più avrebbe dato fiato a tutti gli altri tre. Sì, probabilmente sì, anche se veramente ci sono state delle partite in cui lo si poteva lasciare fuori, Darmian, non. Cioè, queste sono partite decisive, le partite al decimo del girone d'andata, dodicesima del girone d'andata, cioè anche l'avversario gioca in modo diverso, forse era quello il momento di farlo rifiatare. Ecco, ricordiamo che il Torino oltretutto è finto il tanto più tempo 1-0 per il Genoa. Ha giocato mercoledì col caldo, il Genoa ha giocato 8 giorni fa, quindi magari anche questo, cioè anche il discorso, qualcuno ha polemizzato sul fatto per spostare la partita con l'Empoli perché c'era Superga il 4 maggio, alla fine con l'Empoli poteva giocare lunedì sera in cui faceva meno caldo e forse il divario fisico sarebbe stato di meno e avreste avuto una settimana per da Empoli a Genoa, invece
ovviamente Superga è la cosa più importante, però magari se si fosse fatto Superga la domenica, anche se al 3 maggio nel 4 e giocare, questo costando di poi, e giocare di sera con l'Empoli avresti avuto qualche chance in più. Su questo è una mia idea, Superga è una cosa dei tifosi, non della squadra. Quindi che ci sia o non ci sia la squadra il 4 maggio è un qualcosa, sì, se c'è è meglio. Però è un qualcosa che non incide su Superga, sul 4 maggio Superga. Tant'è che una volta, quando il 4 maggio cadeva di domenica e le partite si giocavano rigorosamente la domenica, la squadra non andava. O andava, cioè, il sabato lunedì, non c'era così, no? Sabato era così. O il sabato lunedì. Il sabato, cioè, quindi, mattina, certo, o dopo l'allenamento della rifinitura, ecco, del sabato. Però bisogna anche dire che, però, Superga permettendo tutto il resto, giocarla poi alle 15 di mercoledì è, sì, una cosa con meno pubblico, ignobile. Farlo almeno mercoledì alle 20:45. No, non si poteva di sera perché c'era la Champions. Non si poteva alle 20:45 c'era la Champions. E farla di martedì. Cioè, il calcio ormai è schiavo delle televisioni. Quindi l'amministratore delegato della rete televisiva decide quando giochi. No, ma in realtà lì nasce tutto dal fatto che c'era stato il turno infrasettimanale, quindi l'Empoli aveva giocato giovedì col Napoli e quindi aveva diritto a chiedere di giocare lunedì. Il Napoli non si era avvarso dello stesso diritto perché poi questa settimana aveva avuto l'Europa League e quindi l'Empoli è stato fissato lunedì, che però era il 4 maggio, allora si è spostato il martedì sera, ma c'era Juve Real Madrid in città e quindi si poteva mercoledì alle 15. Giocare alle 15 di un giorno feriale. Giocare, non so, di mercoledì alle 8:45. Sì. Cosa c'è di diverso? Beh, c'erano perché l'Empoli fisicamente sta tutto, molto meglio. La tribuna c'erano solamente, meno male che c'erano tutti i bambini c'erano tipo che hanno fatto bene. Non c'è un gran caldo. Sì, sì, beh, l'Empoli questo, a parte la partita con la Fiorentina, sta meglio del Torino. Cosa può accadere, Claudio, nel secondo tempo? Mentre aspettiamo se arrivano telefonate, email. Cosa può accadere? Di pareggiarla e poi magari ribaltarla alla fine. Cioè, tutti ce la auguriamo, però la vedo dura. Nel senso, deve proprio cambiare. Qua tu ti aspetti, non so, qualche innovazione, Ventura, che cambi formazione, mette cambi Maradona, mette Maradona. Io credo un innesco di Martinez. E di Martinez la panacea di male, allora. Martinez, ma in cambio modulo, cioè al posto del centrocampista o al posto di un attaccante? Al posto di un attaccante. Perché Ventura non cambia. Non cambia modo, vero? Cioè Ventura non cambia, è difficile vedere il tridente a. Dovrebbe togliere una punta e mettere una punta un'altra. Però mi hai fatto paura. Però la punta è Martina, se non segna mai, ma non segna mai. Io penso che partirà così e poi dopo 10 minuti. Cioè vuol dire togliere Quagliarella e Maxi Lopez, se lui ce lo posso fare. Cioè, se toglie Quagliarella e Maxi Lopez, mette Martina, insomma, domani viene massacrato. Anche adesso viene massacrato dalla critica. Volevo tornare sul nome che hai fatto prima, perché io l'ho venuto, credo, la prima volta quest'anno, verso ottobre. E stava tornando Masiello in campo e tu disse a inizio puntata, beh, tornerà Masiello, mi sì, ricordo. Sì, beh, hanno fatto una conferenza in cui sembrava pronto a tornare in campo. E quindi no, chiaramente il discorso che facevamo prima, alla fine la rosa è ristretta perché gente come Masiello non è servita praticamente a nulla, anzi perché è stato ingaggiato, perché gli hanno fatto ancora un contratto la scorsa estate a Brunico, eccetera. Beh, pensavano stesse bene, cioè obiettivamente. Vabbè, ma già l'anno prima ha avuto tanti problemi, Alessandro, anche tanti problemi fisici, quindi un giocatore che non è servito a nulla, era in rosa, ma i tre giocatori, Darmian ha giocato tantissime partite, è stanchissimo, non ha nessuno che lo sostituisce. Anzi, Molinaro ne ha fatte molte anche di livello, che forse Molinaro non pensavamo una congiunta così, insomma, non è giovanissimo, ma eccetera. Ha spinto bene. Bruno Perez ha i limiti che sappiamo in difesa, come diceva anche l'avvocato Marelli. Gli amici del tuo club Pianelli. C'è una telefonata, ma in realtà il monitor mi copriva il display del telefono, scusami. Ok. Diamo il benvenuto a Edoardo, che ha chiamato Orgoglio Granata. Buonasera. Sono Edoardo e complimenti per la trasmissione. Telefono da Torino, ho già telefonato sì, altre volte. Sì, mi ricordo. Volevo solo fare, sento un po' piano al telefono. E niente, volevo solo fare, se mi sentite, un appunto per riguardo l'Europa League. Sì. Secondo me, come un ospite della trasmissione ha detto, non mi sembra che ci sia una grossa volontà, insomma, del Torino ad andare in Europa. E vi spiego anche perché, non è che la butto così, Sì. A gennaio forse oltre a Maxi Lopez, che ci è andata bene come acquisto, avessero voluto davvero andare in Europa lì, si sarebbe comprato anche, non so, un bel regista. Quello che abbiamo detto, non so cosa ne pensate voi, ma
perché abbiamo preso Gonzales, ma dobbiamo ancora vederla adesso giocare. Sì, purtroppo ha giocato non bene con l'Empoli, Gonzales, purtroppo in effetti. Peccato. Va bene, Edoardo, rispondiamo alla sua domanda. E poi ancora sì, un appunto, mi dispiace dirlo, ma è... Insomma, io Paselli non lo vedo tanto bene, a parte vabbè, adesso mi direte per la parte dell'Empoli, ma già prima in altre volte ho telefonato, io non lo vedo proprio, diciamo che lo vedo un po' più da Serie A, questa proprio punta all'entra. Secondo me bisognerebbe prenderne un altro, non lo so, ditemi voi. Ne parliamo. Complimenti per la trasmissione, forza Toro. Grazie Edoardo. No, ovviamente Padelli, ho visto delle litigate pubbliche tra donne e uomini, le donne che difendevano Padelli, oh poverino, e dico non lo difendi solo perché è bello, cioè, ovviamente su Padelli diciamo che ha fatto le ultime due stagioni, è andata molto bene, poi ovviamente quell'infortunio è stato davvero, davvero clamoroso, ma può capitare anche perché il Torino spesse volte vede la palla transitare piede del portiere e qualche dire, ha valorato io la penso così, sì, da come ho visto l'anno scorso la ripeto, situazione. Capisco lo hai fatto Poseliti, in realtà capisco lo sconforto. Però il ragionamento c'è, Alessandro, a gennaio bisognava rinforzare la rosa sapendo che tu giocavi in due competizioni, a parte fatto che il regista non è contemplato negli schemi di Ventura in generale, ma comunque la squadra stava andando bene a gennaio, ha iniziato la grande rimonta, Ventura aveva detto che andava bene così, ma poi c'è anche il problema della lista UEFA, quindi non potevi cambiare troppi nomi, però mi sembra ovvio che l'Europa League ti porta solo vantaggi se ti chiami Torino, perché hai lo stadio pieno, anzi l'avresti avuto pieno anche con 70.000 spettatori, hai creato entusiasmo, hai portato soldi, hai venduto tante maglie, hai avuto la visibilità televisiva, incassi, sponsor, valorizzazione dei giocatori che eventualmente vendi valgono di più avendo giocato l'Europa League. È più facile portare altri giocatori a Torino, insomma l'Europa League mi sembra porti solo vantaggi. È vero che anzi in alcune partite di campionato tipo non so Udinese, Lazio e Cagliari magari la formazione migliore non l'hai tenuta in campionato ma in Europa League proprio perché è importante andare avanti. Volevo solo concludere dicendo anche a gennaio avevi anche quella partita con la Lazio, ottavi finale di Coppa Italia, e si è visto allora che ha messo Jansson mediano, sì, perché troppi impegni, ricordiamo che tra novembre e dicembre il Toro ha avuto un calo, poi ha fatto la preparazione, un richiamo alla preparazione dal punto di vista fisico, e a gennaio è ripartito, però per arrivare in Europa League e giocarla e magari arrivare più avanti servivano dei rinforzi veri, sì, però, con Gonzales, però in realtà il Toro, capisco il pessimismo, però no, fino per esempio, ad Empoli il Toro era terzo in classifica, cioè se guardiamo esclusa le ultime due partite il Torino era terzo in classifica, ha un cammino da Champions League, quindi obiettivamente con l'arrivo di Maxi Lopez Quagliarella ha cambiato posizione, insomma il Torino ha fatto un giro di ritorno favoloso, poi è ovvio parli con l'Empoli, stai perdendo col Genoa, c'è il pessimismo. No, però Alessandro, è vero, abbiamo fatto un grande campionato, ma manca la benzina perché sono mancati i ricambi. L'equazione mi sembra abbastanza semplice. Sì, solo che non ci sono stati infortuni. Io penso che anche quelli. Anche però non è vero che la società non vuole la società chiaramente vuole. Ma poi il Torino, cioè il presidente non è che ha bisogno dei soldi del Torino per campare, sta bene comunque con la serie, per cui l'Europa League è un divertimento, cioè il massimo del divertimento negli ultimi 20 anni è stato l'Europa League in quest'anno, non credo proprio a un Torino che non ci voglia andare per risparmiare due lire sugli acquisti. Però dopo l'Empoli che abbiamo fatto una brutta partita, poi abbiamo fatto 10-12 risultati pieni, giusto? Dopo l'Empoli che abbiamo l'ultima partita all'andata, sì, e si parlava che c'era il mercato, quando c'era proprio il mercato, non abbiamo preso neanche lì dei giocatori. Maxi Lopez, Chazzo e Gonzales. Gonzales l'abbiamo visto. Gonzales l'abbiamo visto. L'abbiamo visto, ha giocato una partita e mezzo. Chazzo è un portiere, non sappiamo neanche chi. Mi ricordo male quella bruttissima partita 0-0 a Verona col Chievo. Era lì il momento, anche nel momento che andavi bene, qualche innesto, specialmente a centrocampo, ci voleva. Numericamente, certo, in vista certo. E anche vero, credo vera che sta andando da Dio a prendere credo che in realtà se guardiamo lui, guarda, noi non guardiamo anche dietro cosa abbiamo, qualche giovane mettiamolo dentro, però Ventura non i casi sconosciuti. Piero, ti chiedo, però se noi pensiamo a quest'estate, mai più pensavamo che il Torino poteva fare 14 partite in Europa, che è quasi un altro girone, e forse, ecco, se devo imputare un errore a Ventura è quello di aver considerato, ma forse ingannato dalla partita, dal turno estivo in Coppa con gli svedesi, che magari il Barreto e la Ronda davano bene
come quarta e quinta punta come l'anno scorso. Invece no, andavano bene con Pallavicini, nelle vecchie glorie. Ecco, forse lo sbaglio è stato non quello, gioco. No? Non gioca tutto. È stato sicuramente una sovravalutazione di qualche giocatore. Quando si è fatta la lista UEFA, forse qualcuno si poteva non mettere dentro. Però mi sento chiamato in casa. Scusate, Daniele, prendiamo la chiamata e poi c'è la partita. Poi veniamo. Adesso abbiamo al telefono Gianni, grazie per aver chiamato Orgoglio Granata. Ma vorrei parlare adesso. Nonna, no, è colpa mia perché non vedevo il display, chiedo scusa, prego Gianni. Nonna, Gianni. Pronto? Sì, sì, la sentiamo, la sentiamo. Non so. Gianni è sparito. Gianni, noi la sentiamo. Il telefono scarico. Pronto? Sì, sì, sì. Pronto? L'ascoltiamo, non l'ascoltiamo più, non ce l'è caduta la linea, non riuscivamo a fare questa telefonata. Tante telefonate stasera, lo sappiamo, soprattutto dopo questo primo tempo, però non vorrei... No, ti volevo solo dire, però poi Canne, io ero a Stoccolma, obiettivamente, insomma, la squadra lì, potevamo giocare io, non sì, so... Sì, tant'è che però poverino... Allora, segniamo di gol come barricola. Ecco, salutiamo gli amici, però, ma anche perché hanno avuto quel loot che è mancato il capitano. Sì, no, sono arrivati ultimi nel campionato svedese, solo in Serie B, e mi sembra siano anche ultimi in Serie B svedese, quindi ovviamente... La squadra bella c'era a Stoccolma, la Tele2 Arena, lo stadio. Sì, che è andata in Europa League per meriti disciplinari, per il fair play e non per sportivi. È stato un po' ingannevole perché hanno segnato Barreto, Lagrondo, Martinez e pensavamo che il Torino avesse tutti attaccanti di livello. Una squadra, insomma, di dilettanti. Però al di là di tutto, cioè è vero, stasera c'è il pessimismo, però il Torino era fino a due partite fa terzo in classifica, quindi nel giro di ritorno. Il Torino ha fatto il suo, ha fatto un campionato favoloso, con le coppe, eccetera. Che aveva, ha fatto un grande campionato. La mia puntualizzazione. Nessuno sta dicendo che il Torino non ha fatto bene. Il Torino ha fatto di più di quello che, di quello che si pensava, però tutti quanti qua. Ha fatto molto di più di quello che si poteva pensare. È un buon toro. Una alla volta, se no. Adesso. È finita la benzina. La benzina è finita e cerchiamo di fare delle belle figure, boh, basta. Ecco, no, perché poi giustamente Ventura dice a Torino siete un ambiente umorale, se le cose vanno bene, grande esaltazione, appena perdiamo una partita è una catastrofe. Ma no, assolutamente non è vero, perché cioè, voglio dire, in questi anni mi sembra che abbia potuto contare il Toro su un appoggio, su un calore della tifoseria, nonostante risultati anche terribili, non, cioè veramente catastrofici. Siamo usciti dalla Coppa tra gli applausi di tutto lo stadio, di tutto il cosa, cioè quindi non dire che sì, siamo una piazza dal palato raffinato, perché sì, ce l'hanno raffinato anni addietro, perché il palato eravamo abituati a grandi adesso mi serve telefonata scusate, adesso lo vedo, telefonata. Bravo. Ok, siamo pronto? Di nuovo al telefono con Gianni. Eccoci Gianni, noi la sentiamo. Pronto? Adesso pronto? È in onda Gianni, pronto, in onda signori? Io telefono, sono Gianni Buffo, telefono dalla provincia di Cuneo. Ah, buonasera. Sono 72 anni che è stato tifoso Granata dall'inizio della propria vita e continua a esserlo purtroppo. Signori, non avete capito ancora una cosa che è basilare? Che a casa non mi interessa una minchia di andare in Coppa di Cattivo. Siamo in televisione. Di fare una grande squadra. No, mi interessa vendere quei 3-4 pezzi e poi andare a pigliare 4-5 deficienti e li venderà lì. Vabbè, no, Gianni, però il linguaggio li chiedo perché siamo in televisione, non possiamo... No, puoi esprimere il concetto usando altre parole, solo... Però la sottile metafora l'abbiamo percepita. La salutiamo, Gianni, no, abbiamo capito. Hai sollevato le spalle. Perché obiettivamente la gente ragiona e sono... Ma no, ragiona. Ma se ragiona non può perché dire che il Torino non vuole andare in Coppa. Abbiamo fatto un grande campionato. Io ho capito il tuo concetto, però non insistiamo. Abbiamo fatto un grande campionato. Se vendiamo dei giocatori a fine anno, come appare probabile, l'anno prossimo lotteremo ancora per andare in Europa League. Poi lo chiediamo. Non è il Torino che vende i giocatori, sono giocatori che si autovendono, come Immobile che si è venduto al Borussia Dortmund insieme con la Juve, o Cerci che non si è allenato tutta l'estate perché voleva andare via. I giocatori, se hanno le offerte dai top team che gli offrono 3-4 milioni, non li tieni per nessun motivo, quindi a parte Glick, che credo sarà sicuramente, è ovvio che se Darmian ha delle offerte dal Barcellona o dal Real non puoi tenerlo, è ovvio che se Bruno Pes, che a Ventura magari non piace tanto tatticamente, ha un'offerta importante, una squadra che gioca in Champions e il Torino prende 20 milioni, non puoi tenerli. Ma noi abbiamo piagnucolato per le cessioni di Ogbonna, che fa panchina della Juve, di D'Ambrosio,
c'è Mobile che fa le panchine in squadra di metà classifica, quindi non è la grande campioni. Però da Rosa fa il titolare nell'Inter, mi sembra. No, non gioca sempre titolare e l'Inter è la squadra della metà classifica. Il Milan è la metà classifica, Ciaci e Borussia è metà classifica. Quindi non erano questi grandi campioni. Camilla. Ah no, allora do io. Allora adesso andiamo in pausa, poi torniamo per il secondo tempo di Genoa Torino. Allora, Genova è la città piovosa, stasera non piove, ma per il Toro purtroppo piove sul bagnato, perché non bastasse il vantaggio genoano, si è fatto male Quagliarella, ha alzato la mano a un certo punto dopo un movimento, quindi immagino un problema muscolare flessori, ha chiesto il cambio ed è entrato Martinez, quindi la coppia attacco adesso è Martinez Maxi Lopez, e questo può pregiudicare anche il finale di partita. Ovviamente qui stiamo espiando un po' di pessimismo, io credo ingiustificato, perché dopo 20 anni il Torino ha vinto il derby, dopo 20 anni è andato in Europa League, ha fatto 14 partite, sta lottando per andare in Europa League. Certo, la sconfitta con l'Empoli e la sconfitta parziale adesso di Genova sinceramente allontanano la zona Europa League. Questa è la formazione di adesso. Allora un cambio purtroppo si è già bruciato e si è fatto male un altro giocatore, penso sia il Cadduy Molinaro, ma penso abbia subito solo un colpo in faccia, quindi ecco cosa cambia con Martinez e Maxi Lopez, una coppia anche inedita. Sicuramente davanti un po' di velocità, c'è più velocità e adesso dobbiamo sfruttare Martinez con questa sua velocità, rapidità, dando la profondità. Rimarrà sicuramente Maxi Lopez a fare il perno dell'attacco e Martinez che li gira intorno. Però diventa difficile, molto difficile. Un segno del destino che il bomba del Toro di quest'anno, oltretutto Quagliarella ha fatto tanti gol nonostante una lunga flessione autunnale, perché ricordiamo che segnò a Cesena dopo che per 2 o 3 mesi non era andato in gol, mi sembra. Quindi, anzi, a gennaio si parlava di una cessione di Quagliarella, poi ha parlato con Ventura, hanno trovato i giusti schemi, l'arrivo di Maxi Lopez e Quagliarella è esploso. È un segno negativo del destino, insomma, quando il destino decide. Beh, il giocatore si faccia male, nel gioco del calcio ci sta, certo, potevamo evitarcelo, questo sicuro. Non starei a chiamare il destino come colpevole. A questo punto metterei più avanti il Caduri. Provare a portare El Kadoury sul limite dell'area, a giocare con una sorta di attacco a tre con El Kadoury in mezzo e Martinez e Maxi Lopez a penetrare in area dalla ricordiamo, il peggio non serve a niente, il Toro deve vincere. Una telefonata. Salutiamo adesso Benedetto che è al telefono con noi, grazie per aver chiamato Orgoglio Granata. Buonasera. Intanto mi voglio scusare con la trasmissione perché stavo guardando la partita del Toro. E poi la trasmissione, sì. Ma ho intravisto un viso conosciuto del presidente del Torino SD, Claudio Girardi, ecco. Che sembra in studio. Ecco, ma innanzitutto volevo fargli i complimenti per il lavoro che sta facendo, diciamo anche dal punto di vista sociale, ecco, con i ragazzi del Torino SD. Poi una volta mi è anche capitato di guardare in campo questi ragazzi, diciamo, oltre l'orgoglio di mettere addosso la maglia granata ci mettono anche tanta passione di loro. Ecco, la domanda che volevo fare a Claudio, oltre, diciamo, fargli nuovamente i complimenti per questo lavoro che sta ormai portando da anni, penso, perché ne sento parlare del Torino SD da molto tempo, diciamo, cos'è che succede nello spogliatoio, com'è che vi caricate, diciamo, la passione del calcio si fonde con il superamento delle barriere. Ecco, Antonio Fedì è stato anche ospite di tutta la squadra, abbiamo avuto qui Orgoglio Granata questa stagione. Ecco, qualcosa, Claudio, e poi... Benedetto. Grazie Benedetto, intanto. Ecco, niente, il Toro, noi siamo una squadra di calcio comunque normalissima, ha visto anche poi comunque Roberto Capra e Palavicini, tanta voglia di mettersi in mostra e far vedere che comunque andare oltre, no? Certe barriere, anche mentali più che altro, mentali più che fisiche, perché poi sul campo non si vedono, oppure comunque si mascherano abbastanza bene. Ringrazio comunque, ho l'occasione per ringraziare Roberto Capra, perché comunque a San Damiano è stata una bella esibizione.
Grazie, grazie veramente. Grazie veramente. Torniamo a Torino, c'è stato un cambio nel Genoa, è uscito Borriello e quindi Quan mi sembra che è entrato Costa, e quindi in realtà più coperto il Genoa, forse tuo cugino. Sì. Ecco, un Genoa un po' meno offensivo, cioè in un c'è il Fidente. Sicuramente. Vabbè, dopo il vantaggio. Si dice gestisce adesso. Sì. Costa è un trequartista, io penso che metteranno neanche a fare la prima punta e vanno avanti così un po' di più di copertura, ecco. Ecco, qual è la, non si toccava il flesso uscendo, ma i muscoli interni della coscia, quindi comunque un problema muscolare preoccupante anche in prospettiva ultime partite, pensi? Questa è l'ultima partita, Ho capito. Bisogna vedere cos'ha, perché sembrava inguinale, come teneva la mano, ecco, sembrava un problema inguinale. Può essere nulla. È chiaro che se noi, tanto mi associo a quanto detto, se noi perdiamo stasera, di fatto è compromessa la situazione, è del tutto irrilevante, che poi il Torino, non ci sia. Vediamo poi la classifica con Camilla. Allora, di certo il Torino è purtroppo la maledizione è iniziata con quel gol annullato a Maxi Lopez a Palermo, perché il Torino sarebbe arrivato a 50, facciamo già le tabelle, vince a Palermo, batte l'Empoli, sei a 53 e invece sei ancora a quota 48 ed è invece bisogna avere almeno a 51. La classifica dalla zona UEFA dal Napoli in giù. Dal Napoli in giù, per cui zona, solo zona UEFA, sì. Solo zona UEFA con il Torino che perde. Sì. Ok, col Torino che perde al quarto posto il Napoli con 60 punti, quinta la Fiorentina con 55, sesta Sampdoria 54, settimo Genoa 53, Inter con 52, Toro 48 e Milan 46. Ecco, quindi bisogna assolutamente invertire il trend di questo match, nemmeno possiamo pensare a fare i calcoli in caso di sconfitta, però certo che il problema è adesso anche di convinzione, mi sembra. Ma allora io in questo tempo non abbiamo visto la reazione, grandi occasioni, quindi vorrei solo tornare un attimo su quello che si è detto prima, il maledetto gol annullato a Palermo. Premesso che io sono uno che pensa che gli arbitri incidano molto poco sui risultati finali, sulla classifica finale di un campionato, salvo che per una squadra, che è di Torino, ma non siamo noi. Cinisia. Cioè, il concetto è che comunque il secondo gol, quello fatto da Maxi Lopez, era in fuorigioco, cioè quindi era tutta la gamba oltre, noi siamo fuori dal gioco perché abbiamo perso con l'Empoli, abbiamo perso noi, perché se noi avessimo vinto con l'Empoli, tu vinci quei due punti a quelli che siamo tolti da e l'altro era fuori gioco, cioè io non vedo la persecuzione nel mondo, ecco, assoluto. Mentre invece vediamo, ma uno pensa molto nervoso, è stato anche ammonito, forse sarebbe il caso di cambiarlo a questo punto. Eh sì, è troppo nervoso, bisogna fare qualcosa. Lui è un ragazzo anche abbastanza, è un po' timido anche da quello, però non mi sembra che stasera sia così timido, è entrato anche per prendere questa ammonizione, insomma. Io vedo che non c'è una reazione proprio di dire andiamo a prendere la partita, fare un gol, non la vedo. Anche se vediamo anche il presidente Perplesso, è molto dubbioso già, vedendo lui penso, guardo anche la squadra e vedo lui. Anche Cerci viene spesso inquadrato, Cerci un po' spettatore d'eccezione, però ricordiamo appunto le ultime sfide fatte da Genoa, il Torino ha ribaltato il punteggio da 0-1 a 2-1, segue l'impresa titanica anche questa sera e speriamo che nel prossimo blocco potremo commentare il primo, il secondo e il terzo gol del Toro. Adesso vado da Camilla. Ci fermiamo qualche minuto per la pubblicità e ritorniamo tra poco con Orgoglio Granata. Allora, risultato con qualche secondo di ritardo, dai, risultiamo! Eravamo stati buoni profeti, guardate che avevo detto alla fine del blocco precedente, speriamo di tornare e di vedere il Toro che ribalta la partita, ha segnato il K2 su punizione, percussione di Bruno Pesce steso a 20 metri, punizione, tiro pennellato di El-Kadouri, il Torino ha pareggiato, Genoa 1, Torino 1, adesso vediamo come cambia la classifica, però adesso questa può essere la scintilla. Beh, certamente, è importante, giocando non tanto bene, pareggiando, adesso io credo che il Torino
adesso deve tentare di andare a vincere la partita. Ecco, dicevamo, col Genoa si può ribaltare il punteggio, è già successo, certo, è nato da un'azione estemporanea, una percussione buonapesse, tipo il derby cost to cost, steso al limite, il Kadri era un po' preoccupato che mancava Quagliarella, ma l'ha battuto benissimo, no? Complimenti al Kadri. Kadri è il, più, il giocatore che ha i migliori piedi in assoluto di questa squadra, cioè, il vero fuoriclasse che ha il Toro è il Kadri, indiscutibilmente, gli altri sono dei buoni calciatori di pallone, lui è un giocatore da pallone, quindi il coso, spero, ecco, parlavamo prima, ecco, io spero invece l'anno prossimo rimarrà uno che lui. Spero veramente che rimanga è il Kadri, perché attorno al Kadri tu puoi fare una squadra. Sì, l'unico un po' giocatore, discontinuo però, un po'. I numeri, chi gioca in quella posizione non deve sudare la maglietta. Deve inventare il gioco, non contrastare, rientrare. Quella roba lì falla fare a Gazzi, che tanto hai i piedi. Il gol bellissimo quello di Quagliarella di Kadri, il pallone insomma scavalcato da Barriera. Usati. Armando, questa può essere la svolta della stagione, oltre che del match. Beh, ha avuto già alcune svolte. Fiumi di ottimismo. Però diciamo che un'iniezione di adrenalina per le ultime tre partite sicuramente. Sì, no, anche perché manca mezz'ora alla fine, quindi il Torino, il Genoa sembra adesso in difficoltà, il Torino ha mezz'ora per portare a casa questa partita, questi tre punti e rilanciarsi in zona Europa League. Abbiamo visto anche il presidente Caio un po' più sollevato. Juan, vedi il tuo infancato dopo questo gol? Sì, sì, è molto, cioè, ha avuto una scarica di adrenalina e adesso io vedrei bene Mauri dentro al posto di Benassi che proprio super non sta offensivo. Giocando sì non sta giocando, ecco, vediamo la classifica come adesso col pareggio non è cambiato molto, ma è cambiato molto dal punto di vista psicologico. Certo, al quarto posto vediamo il Napoli con 60 punti, quinta la Fiorentina con 55 punti, sesta la Sampdoria con 54 punti, poi Inter 52, Genoa 51, Toro 49 e Milan 46. Ecco, così sarebbero 5 punti dal sesto posto dall'Europa League, dalla Sampdoria, devono arrivare a 3 per poter lottare le ultime partite. Allora io continuo il dibattito, Giuseppe, insomma, sì. Vedi anche un atteggiamento mentale cambiato dopo il gol? Beh, certamente, beh, sai, quando si fa gol cambia tutto, no? Anche i ragazzi ci mettono più, si fa meno fatica a correre quando si va a fare un risultato, si pareggia, si fa qualcosa, non giocando come il solito il Torino. Adesso dobbiamo andare lì, adesso non so cambiare qualcosa, prima si parlava di Pere di cambiare, invece l'unica persona che cambia marcia, che salta l'uomo, che prende dei falli è Pere, se io non lo cambierei mai. Vedi anche il Genoa un po' spaventato, intimidito, il Genoa che anche al Genoa il pareggio non serve a niente, in più ha cambiato modulo perché è entrato Costa al posto di Borriello, quindi un Genoa diverso, sì, giocano con a tre dietro, credo che giocano a tre dietro, Bisson, Cagliari e Maiò, un 3-4-3 giocano, però noi adesso non dobbiamo subire, in questo momento adesso il Genoa sta facendo un buon giro palla e vediamo un pochettino come va a finire, io credo, ecco questa, buono. Ecco, diciamo, buono. Adesso la partita è equilibrata, il Torino mentalmente ci crede, vedo proprio più convinzione anche nei contrasti, nei passaggi, insomma, è stata davvero un'iniezione importante questa del gol di El Kadri. Chiedo a Gianni Franco, insomma, se anche tu sei infancato dopo questo gol e volevi anche muovere un appunto sempre sulla polemica del derby, delle sanzioni. E volevo tornare un attimo alla partita con l'Empoli, no? Ma non tanto per parlare della partita in se stessa, ma di come è stata è preceduta questa partita. Allora, noi abbiamo sbagliato al derby, parlo dei tifosi, per carità, però abbiamo visto le immagini, ci sono stati alcuni pugni su un pullman che è passato dove c'erano tutti i tifosi del Toro, non è che i tifosi del Toro hanno aspettato il pullman dalla strada, comunque no. per qualche pugno che succede purtroppo, sì. Ed è precabile, ma succede dappertutto, no? Noi abbiamo avuto per la partita con l'Empoli non abbiamo potuto vendere i biglietti, no? Sì. Un'altra squadra, diciamo, no, la Juventus, un'altra squadra di Torino che non siamo noi, i suoi tifosi al derby hanno lanciato una bomba carta che credo sia una cosa
molto peggiore. Sta usando 9 feriti, esatto. Ecco, esatto. Molto peggiore di dare alcuni pugni sul pullman. Allora, prima hanno cercato di prenderci in giro dicendo che ce l'avevamo tirata noi quella bomba. Sì, c'è stato. Poi questa storia non reggeva, hanno detto che è stato loro. Hanno avuto la squalifica del campo, no? Per 2 domeniche della curva. Fatto strano, dovevano festeggiare lo scudetto, la squalifica è stata sospesa, non si è capito bene il perché. Sospesa, no? In attesa di ulteriori approfondimenti, sì. Mi sembra. Sì. Verrà applicata quando ci sarà qualche amichevole di fine stagione, no? Cioè, sono cose che veramente, guarda, abbiamo sentito anche il presidente di questa squadra dire delle cose che non stanno, vabbè, né in cielo né in terra. Ma ecco, guarda. Queste cose ci... Siamo abituati a queste cose. In realtà qua. Voglio dire questo, è proprio, insomma, è sbagliato la tipologia di sanzione, cioè nel senso, l'incidente, la bomba carta è stata lanciata durante il derby, non ha senso per Juve non ha senso per Juve Cagliari chiudere la curva. Il prossimo derby non fa il settore ospiti ai tifosi juventini, cioè applichi lo stesso provvedimento per la stessa partita della stagione successiva. Anche una deportazione in massa. Perché tu a Empoli non poteva succedere niente. L'avvocato che lui lo sa. Il discorso è molto semplice. Il malcostume, che è stato il nostro, è stato punito. L'atto criminale è rimasto impunito. Esatto. Sì. Cioè, questa è il succo della cosa. Che poi il dopolavoro Fiat si è abituata ad avere questi trattamenti da parte della federazione, lo sappiamo. Sappiamo sì. Benissimo che Scusa, c'è. Però quello che ho detto io, cioè nel senso, cioè. Ci sono le partite più calde e altre meno calde, è ovvio che Juve Cagliari non sarebbe successo niente. Non si poteva applicare la sanzione, la venita partita del prossimo anno? Non è praticabile perché la sentenza è immediatamente esecutiva. Quindi la sentenza, o tengono questa cosa sospesa fino alla settimana prima del prossimo derby, ma dal momento che la sentenza viene emessa, la sentenza la si deve applicare, la si deve subito porre in essere dalla domenica successiva. Se il pullman del Toro passava davanti ai tifosi della Juve, cosa avrebbero fatto quelli? Avrebbero detto poverini, cattivacci, o avrebbero fatto la stessa cosa? No, è stato dobbiamo... L'errore è anche l'itinerario. Mal costume, una strada deve passare per andare allo stadio. Mal costume che è stato punito, allo stadio. Il crimine è passato tranquillamente impunito. Vero. Adesso dobbiamo fermarci e poi commentiamo gli ultimi 20 minuti di questa sfida, di questo spareggio UEFA. Andiamo da Camilla. Vi lasciamo per qualche minuto e ritorniamo tra poco con altri commenti. Bentornati a Goglia Granata. Purtroppo la situazione è peggiorata nella pausa perché il Genoa si è portato in vantaggio in modo cambolesco, punizione dalla mia istanza di Tino Costa, il Kadri è andato incontro alla palla, si è girato di schiena, la palla è schizzata sul gol sulla schiena del Kadri che aveva fatto il gol dell'1-1 e si è infilata dal lato opposto, là dove Padelli proprio nulla poteva fare, quindi il Genoa in vantaggio per questo autogol di El Kadri su punizione, El Kadri che aveva segnato su punizione l'1-1, adesso qualche minuto fa è uscito anche Niang nel Genoa, un Genoa più difensivo, mancano 18 minuti più recupero e adesso è adesso nuovo difficile. La diciamo dall'inizio che è dura, adesso è ancora più dura perché prendere secondo me in quella maniera su un'autorete ti spezza proprio le gambe. Allora speriamo in qualche invenzione ancora di Kadri o se no di Maxi Lopez o qualcosa del genere, perché se no diventa difficile. Ecco, non c'erano segnali, Pierluigi, di questa che il Genoa potesse portarsi in vantaggio, anzi il Genoa dopo il pareggio del Torino sembrava in difficoltà e invece questo gol rocambolesco nuovamente porta il Genoa vicino alla zona UEFA, il Torino molto lontano, poi vedremo la classifica. Diciamo che dopo il nostro gol il Genoa è sembrato un po' impallato, ma sì, noi non è che abbiamo sviluppato del gioco dopo il gol, cioè, noi non abbiamo fatto un tiro in porta dall'inizio, cioè, quindi salvo la calcio di punizione, palla ferma, però tiro in porta noi non siamo riusciti a farne uno. Armando, la tua faccia è un po' quella del presidente, un po' sconfortato, e però mancano 17 minuti più recupero, c'è possibilità nuovamente di... Quando tocchi l'occhio alla lumaca, si ritira subito indietro, era tutto lì del guscio, siamo usciti dopo la meravigliosa punizione di El Kadri, stavamo tirando fuori, hanno toccato l'occhio, si è tornato tutto indietro, e boom, nel senso che sì, per carità, i minuti ci sono, ma è dura. La vedo cioè veramente difficile. Vediamo la classifica, anche se è una classifica che speriamo di poter cambiare tra pochi minuti.
Una classifica con Toro che perde, al quarto posto il Napoli con 60 punti, quinta la Fiorentina con 55 punti, sesta la Sampdoria con 54 punti, al settimo posto Genoa con 53 punti, poi Inter 52, quindi Toro di nuovo a quota 48 e Milan 46. Purtroppo è stata davvero una disdetta. Padelli sul gol, la punizione di Tino Costa, stava andando a sinistra, la palla è schizzata sulla schiena del Cardui, ha cambiato traiettoria e è andato a fil di palo sulla destra. Davvero Padelli incolpevole, non poteva veramente farci niente. Ma magari se il Cardui stava fermo non succedeva, non sarebbe andata quella palla. Solo gli asci la parava. Sì, non si poteva. Si salta, si salta. Lui si è voltato di schiena e saltando, e quindi il Torino c'è che ha questo finale di ribaltare il punteggio. Ti chiedo, Claudio, con quali speranze? Energie mentali soprattutto, sicuro, perché ormai dovrebbero veramente anche magari Ventura cercare magari di mettere qualcun altro. Hanno cambiato Benassi, credo. Sì, è stato un cambio, adesso vi spieghiamo bene. E quindi comunque anche il pareggio serve a niente, serve a proprio bisogna vincere, insomma. Ecco, Ventura ha avuto un battibecco con l'arbitro, ma in realtà sta solo di cambio verbale, quindi non è stato espulso, è ancora a bordo campo, anche se cammina nervosamente lungo la sua area tecnica. E d'altronde è anche difficile adesso ribaltare le sorti del match, perché Martinez è già entrato, non hai altre punte, non hai altri jolly che ti possono cambiare. Mauri, c'è Mauri. Sarebbe praticamente sempre Mauri, sta giocando poco. Ma se gioca mai devi cambiare gioco, servire palle alte, forse non è la partita giusta. Dì una cosa su Quagliarella, perché prima abbiamo detto è uscito per un infortunio muscolare. Ricordiamo che Quagliarella ha raggiunto 13 gol, che è il suo massimo in carriera, che ha fatto nonostante tre mesi di astinenza, sì. E con la Sampdoria, quindi se non dovesse più giocare rimarrebbe ancorato a 13 gol e non potrebbe superare questo suo record. Stasera è proprio poverino, bisogna vedere, che faccia 8 gol tra Cesena, se non dovesse più giocare statisticamente non potrebbe superare il suo record. Sì, anche se ne ha fatti tanti. La Sampdoria Quagliarella rimane eccellente anche per gli assist che ha fornito, per il gioco, anche perché ricordiamo i Mugugni, mi ricordo quando è arrivato Quagliarella, diceva la Juve ce l'ha dato perché era mezzotto, invece ha fatto una stagione, direi la migliore stagione da quando gioca, nonostante gli ultimi mesi alla Juve abbia giocato veramente poco. Adesso bisogna stare attenti forse anche a non subire il terzo gol, perché il Torino si spinge avanti. Certamente, ma ci può anche stare. Cambierebbe di poco la sostanza. Torino per recuperare si porta troppo in avanti, è un contropiede, però... La Torino deve attaccare adesso, lui non bisogna fare calcoli. Ecco qua. Adesso il Torino, coraggiosamente... Fallo su... Tra poco commenteremo gli sviluppi. È stato ammonito anche un giocatore del Genoa. Adesso un altro fallo, un'altra punizione. Il Torino, tra poco commenteremo. Insomma, comunque il Torino è ancora vivo, lo sta dimostrando in questo finale di partita. È stato molto volitivo Martinez, che è venuto qua, si è conquistato una punizione, però un'azione estemporanea, cioè non un fraseggio. Un'iniziativa individuale, diciamo. Dai, ti butta giù dopo che prende un gol in quella maniera lì. Avevi appena fatto il pareggio, dopo neanche tre minuti abbiamo preso il secondo gol. Diventa difficile. Adesso vediamo se Cadduri fa un'altra invenzione. Ecco, se il Torino non andasse, ma è un'ipotesi remota, non andasse in Europa League, ecco, gli impianti per cosa sono più? Sempre per quei tre penalti falliti a inizio stagione, o per magari il pareggio casalingo col Cagliari, o magari le sconfitte contro Udinese Lazio, in cui la squadra pensava forse più alla Coppa, o anche Palermo, Empoli, insomma tanti impianti in una stagione in cui comunque il Torino ha fatto molti punti. Quando vince una partita poi dopo non torni indietro con la memoria come l'hai vinta, quando la perdi torni indietro con la memoria, certo, pensando come l'hai persa, no? Però non dimentichiamo che noi abbiamo sbagliato tre rigori, la Fiorentina ne aveva sbagliati 5 o 6. Sì, anche col Torino ha fatto Padelli. Quindi, certo, tanto per dire, quindi ci sta, cioè, se noi riscrivessimo la classifica mettendo queste cose, la classifica probabilmente rimarrebbe assolutamente la stessa. No, è una squadra che ha dato, secondo me, tutto quello che poteva dare. Non vado a ripensare una partita piuttosto che un'altra, ne abbiamo vinta qualcuna di fortuna, ne abbiamo persa qualcuna di sfortuna. Ha dato quello, secondo me ha dato forse anche qualche punto in più rispetto a quello che era la sua potenzialità, quindi io non recrimino su nulla. Corsendo di poi, parlavamo di Quagliarella, che ha sostituito più che degnamente Immobile, certo, corsendo di poi, se
Maxi Lopez no, perché ha firmato col Chievo. Se però l'ultimo giorno di mercato al posto di Amauri fosse arrivato per sostituire Cerci un Maxi Lopez, o magari Cerci andava via 20 giorni prima, arrivava Maxi Lopez, ecco, con un attaccante di quel livello, cioè cancellando le prime 18 partite in cui il Torino aveva fatto 10 gol, in effetti pochi, ecco, si poteva andare in Europa League anche agevolmente. Era forse endemica la carenza di bomber all'inizio del campionato. Cioè, in realtà il bomber è stato sostituito, Barreto, il secondo no. Il Rondo Barreto lasciavano Quagliarella da solo, orfano in area, e non riusciva a fare assolutamente nulla. Sì, ma anche qui, cioè, Quagliarella ha fatto 13 gol, rigori ne ha segnati due forse. Sì, uno l'ha lasciato quindi, senza Smigno, esatto. Quindi ha fatto, credo, ha fatto credo 11 reti, se non sbaglio. Adesso mette difficoltà, sì. Comunque saranno più o meno quelli. Cioè, non è un bomber, cioè, non è un uomo gol, c'è cioè, uno che in un campionato ecco, l'avete chiamato a Mauri e sta entrando a Mauri, ecco. A furia di vedere guardare da una parte all'altra, però vedi che alla fine Alessandro si è arrivato al ragionamento, il discorso se avessimo preso un'altra punta quest'estate, sì. Invece il discorso della rosa ristretta, vedi, no, ma no, anche tu. No, ristretta, qualitativa, cioè al posto di Mauri che non è giovanissimo, forse è arrivato, certo. Ma è di Compaloschi, un attaccante che avesse fatto nel concetto, ragionamento che nelle prime 18 poteva fare quei 7 gol in più, poteva andare in Europa League. Ma almeno a parità di vecchio avessimo preso uno che gioca nel Verona, esatto, esempio, certo. No? Magari 19 gol, quasi ecco, diciamo perché poi in realtà ricordiamo che dimentichiamo queste ultime due partite. Fino a Empoli il Torino è a terzo nel giorno di ritorno, quindi una grandissima stagione. Il cambio della disperazione che si gioca a Ventura è stato un minuto fa un avvicendamento tra due brasiliani, è uscito Bruno Pérez, è entrato Amauri, un Torino molto spregiudicato in questo finale, d'altronde deve vincere e adesso potrà pallearsi. Questa è l'ultima possibilità, 4. Questa qui è l'ultima possibilità con Amauri, ha levato un difensore, anzi un giocatore di fascia. E adesso vediamo, dobbiamo stare attenti di non prendere il terzo però cambia niente perché... a questo punto adesso sì, bisogna non cambia niente tutto per tutto, chiaramente ha Alessandro fatto bene a cambiare, anzi io lo mettevo già anche un po' avessi messo già qui anche per mettere un po' in difficoltà il Genoa, fargli abbassare il baricentro, insomma tentare davvero avrei tolto Bruno Pérez perché comunque correva, due punizioni che sono arrivate grazie a lui, era l'unico che portava palla in avanti, avrei tolto magari ecco, forse però punti sui lanci lunghi adesso, non è solo porti palla, lanci lunghi in mezzo a Mike Svetta, faccia la sponda, faccia la spizzata e Maxi Lopez o Martinez o il K2 che intervengono in fase offensiva in questi ultimi 15 minuti, insomma è un po' come una finale, mancano 15 minuti, se perdi sta partita perdi molto verosimilmente il treno Europa League, quindi giocarsi davvero come uno spareggio anche se la pareggi lo perdi il treno, sì. Ma diciamo che forse Amauri poteva metterlo su Benassi quando ha fatto uscire Benassi, poteva mettere Amauri. Sì, sono passati 6-7 minuti con lo sì, non ho capito perché non l'ha messo 7 minuti fa quando ha fatto un cambio con Farnerud, che tanto Farnerud è una specie di mediano mezzala, sì, ma sì. Che comunque ecco, allora mancano meno di 15 minuti, Genoa-Torino 2-1 qua, come vedi questo finale? Devi dire qualche parola di ottimismo, non vale il pessimismo. Spontanea soprattutto, sì. La vedo complessa, la vedo complessa perché adesso tenterà il tutto per tutto, però si scopre troppo. Ecco. Si è scoperto. E adesso è impossibile. Ecco, diciamo qualche secondo fa. Adesso è impossibile. No, è stato annullato. È stato annullato secondo gol al Genoa. È ancora possibile. Un minuto fa aveva segnato Kučka, ma è stato annullato per un fuorigioco su cui i genovani nemmeno hanno protestato. Quindi il Torino rimane vivo in questo finale di vivo mezzo zombie. Vabbè, ma non dispensi ottimismo qua. Bisogna essere ottimisti, bisogna trasmettere ottimismo, no, giustamente, quando fa la sua analisi ci manca. Fare l'attacco di Amauri. No, volevo dirti che lo stadio Ferraris si conferma non tanto amico del Toro, vediamo l'ultima vittoria dell'81-82 gol di Pulici. Gli ultimi due anni 2-1-1 sì, perché Genoa ha fatto 12 anni tra B e C, però cioè, vabbè, globalmente l'anno scorso è finita 1-1, hanno segnato Fanelud e Biondini, due anni fa hanno segnato Bianchi e Granchi, 2-1-1
Rimane un obiettivo, dovessimo perdere questa partita, rimane un obiettivo al Toro. Andare a vincere a Milano, in casa del Milan dopo 30 anni. L'anno scorso siamo andati vicini, il Toro vinceva 1-0 con gol di Immobile e poi proprio Fanerud aveva sbagliato un gol di testa davanti alla porta per 2-0. Quindi rimarrebbe le ultime tre giornate. Facciamo l'obiettivo anche andare in Europa League, dai, che mancano ancora pochi minuti. Era stato... No, scusate, non sale il microfono, aspetta, sì, sì. Ne parliamo dopo, scusate. Sì, 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 un attimo per prendere il microfono, Gianni, scusami, poi vengo da te. Sì, in effetti diceva Gianni che a Genova il Toro ha anche vinto una Coppa Italia con 5 penalty di Maddè, perché all'epoca sì. battevano solo, ma è anche vero che ha perso uno scudetto rubato nel 72 con l'arbitro il gol, la carica sul pallone, sul come pallone, diceva Aldo Groppi, esatto. Tra pochi secondi andiamo in pausa e poi commenteremo gli ultimi minuti di Genova-Torino. Il Torino sta perdendo 2-1 e sta perdendo anche il Torino Europa League, ma sappiamo che col Torino quest'anno le partite non sono mai finite, abbiamo visto grandi rimonte e speriamo ci sia davvero un colpo di coda. Passo il microfono a Camilla. Vi lasciamo qualche minuto con i gol dei nostri sponsor e Orgogliare Granata ritorna tra poco. Ultimo blocco Orgogliare Granata, ma anche ultimi minuti di Genoa Torino con la situazione purtroppo compromessa. Ha segnato Bartolacci, una splendida azione e con un tiro di destra a giro sul palo lungo dove Padelli non poteva farci niente. Amari è riuscito anche a farsi ammonire nei pochi minuti che è stato in campo. Quindi Genoa Torino 3-1, il Torino a meno 7 dell'Europa League e a questo punto è finita. No, penso proprio sia la partita che purtroppo siamo un po' sbilanciati un po' in avanti. Abbiamo preso questo gol bellissimo di Bertolacci, ce l'avevo già detto all'inizio. È un giocatore interessante, un giocatore che con i piedi sia di destra che di sinistro fa delle bellissime cose, purtroppo, e ci ha fatto male, è andata così. La Pierluigi, l'ultime, dopo il derby pareggio a Palermo, anche se il gol ha scippato nel finale, sconfitta con l'Empoli, sconfitta col Genoa, un punto a tre partite, è finita la benzina giustamente. Diciamo che c'era ancora un po', hanno scosso il serbatoio per il derby prendendo le ultime gocce di benzina e poi anche forse proprio mentalmente, anche proprio una stanchezza oltre che fisica, mentale, il risultato raggiunto, il derby vinto. Ventura parla poco, ma a volte mette sentenze. Ricordo che dopo il pareggio col Sassuolo disse con le poche energie rimaste cerchiamo di fare un grande derby. E forse è vero che magari la vittoria di Palermo avrebbe dato energie nervose ulteriori, però questa è la 52esima partita, un Torino che praticamente si allena 10 mesi e mezzo dal 30 giugno, non ce n'è più, non c'è più forza. Grazie per il derby, grazie per San Mamés, grazie per il campionato, grazie per la metamorfosi dei 12, delle 12 partite. Dai. Quest'anno il campionato è finito. Cioè, finita la Europa League, poi arrivare all'ottavo per andare in Coppa Italia iniziando dal turno successivo. Beh, il ormai, obiettivo, ormai gli obiettivi seri sono fini di sera, la gioia, come diceva l'amico Bumma, dell'eventuale vittoria a Milano contro il Milan, da 30 anni. Quelle cose che fanno ancora però piacere, la Coppa Italia, arrivare comunque nelle prime 8, sì. Giocare dagli ottavi di finale avrebbe un'altra valenza. Mi ricordiamo nella gestione Cairo gli altri anni si partiva sempre d'estate e spesso si veniva in Milano. Da consolare, scusate, siamo in chiusura. Elisa, per consolare i tifosi Granata, ricordiamo questa è la settimana dedicata a Leo Junior soprattutto. Sì, appunto, ricordiamo la cena che ci sarà giovedì 14 maggio alle ore 20, in cui appunto Leo Junior sarà presente a questa cena a Savigliano. Vogliamo Italo De Michelis, presidente Toro Club Savigliano, certo. Che è Gambaite che organizza la serata. E poi ci sarà la serata anche mercoledì, però diciamo ci sono ancora posti per Savigliano, quindi sì. Telefonate pure e prenotatevi. Ricordiamo anche la partita. Sì, la partita del 14 sì. Alle ore 19 a Chieri. Quindi potete fare entrambi gli eventi, l'uno e l'altro. Le vecchie glorie, ci saranno quelli del Toro della Juventus che giocheranno. Cioè, per chi abita Torino, quell'evento, per la provincia di Cuneo. Per Rosato. Perfetto. Per ricordare il grande giocatore. Sì, invece c'è un evento benefico, diamo solo il microfono a Gianni Franco perché il weekend è dedicato a Toro Club Pianelli. Sì, scusa, voglio tornare ancora un attimo. No, chiudi questo per poi possiamo chiudere. Ricordiamo poi l'evento del weekend. Sì, allora, sabato sintesi. 16 e domenica 17 il nostro club festeggia il 7° anniversario. Sì. Quindi, della fondazione e ci sarà una mostra a Pinerolo. Quindi sabato e domenica. A Pinerolo c'è una mostra sì. Dedicata al presidente Pianelli e certo. C'è un torneo di calcio giovanile a cui partecipano il Torino, la Juventus e altre squadre.
Sabato premiamo col premio Cristina Pianelli, sì, non più i giocatori ma le mogli dei giocatori, le mogli di Claudio Sala, di Pulici e di Zaccarelli. Ecco, poi di, e la domenica ecco, invece premiamo col trofeo Pianelli Marco Ferrante, che sarà presente. Ecco, quindi diciamo sabato domenica Pinerolo per giocare a Pianelli. Sì. Purtroppo è finita, ma sta venendo malissimo a Genoa, 4-1, preziosi anche arringa il pubblico, insomma, peccato perché il Torino non meritava forse e nemmeno la sconfitta. 4-1 è il risultato che forse sul mare allora tutte le cose non vengono per nuocere, certo che dispiace, ma finalmente vedremo cosa farà la società. Per la prima volta quest'anno non siamo andati avanti rispetto all'anno precedente, no? Abbiamo fatto quella no, ma va bene, ma adesso voglio vedere cosa fa la società. Se prende l'impegno di rinforzare la squadra per raggiungere di nuovo degli obiettivi migliori, o se invece torniamo indietro come eravamo gli anni precedenti. Questo è il momento della verità. Fa la squadra per tornare alla Palichi, è il momento della verità, vediamo cosa fa fare. Ragione, è un crocevia importante, vediamo se vogliamo. Allora, diciamo che il Torino, a parte queste ultime sconfitte, fino a mercoledì è a terzo in classifica al giorno di ritorno. La struttura c'è, qualcuno parla del futuro, l'estate dell'anno prossimo, ormai è inutile. Ragazzi, allora, scusate, tutti assieme. Il Torino lotterà per l'Europa League, è ovvio che avendo un monte ingaggi di 750.000 euro, o fai qualche eccezione o i migliori giocatori alcuni andranno via, a parte Glick che ovviamente resterà, potrebbe andare via Damiano e Bruno Pérez, però... mi auguro che rimandi El Kadoury, io ho paura per El Kadoury. Vabbè, ma El Kadoury non è stato determinante la stagione, ha fatto qualche buona partita. Allora, noi il Torino ha incominciato a macinare gioco quando El Kadoury contro la Lazio in quella maledetta partita ha mandato a stendere pubblicamente Ventura e gli ha detto: io non torno indietro, questo è il mio ruolo. Da quella partita El Kadoury ha giocato nella parte alta del campo e il Torino ha incominciato a macinare del gioco. Sì, anche entrato Maxi Lopez, insomma, che ha fatto diverso. Volevo dire che fino adesso è andato tutto bene, siamo sempre cresciuti in questi anni. Quest'anno grande campionato, però finiamo un pochettino. Poi hai fatto 14 però vediamo cosa facciamo l'anno prossimo, perché si fa in fretta a tornare indietro. Siete dopo che siete visti? Andiamo a Parma. Ragazzi, scusate, quando volevi qualcosa? No, scusa, ragazzi, un attimo, scusate. Non parla tu assieme, Juan, parla tu invece. No, scusa, passa al tuo amico. Juan, allora, commento su questa partita. Insomma, questa partita nel finale hai cercato di ribaltare il punteggio, però ti sei esposto, è finita 4-1, no? Sì, è finita 4-1. Cioè, era punteggio pesante, insomma. Sì, punteggio pesante, però quasi giusto, quasi. Tuo amico cosa vuole dire? Il nome? Cristian. Cristian, allora, cosa vuol dire su questa partita? Che il Torì... Vai, tranquillo, tranquillo. Che il Torino al 2-1 poteva anche fare il 2-2 perché la palla è rotonda. E purtroppo alcune volte va male. Adesso attenzione, il finale è un po' pesante. Ed è il 5. È 35 sono 5. Ora è 5. Ha tirato Valentino Costa. Una disdetta veramente non ci voleva. Ora è 5. Allora, finita malissimo a Genoa. Il Genoa ha dilagato. È un punteggio pesante. È pesante questo che ti fa. Ti spacca per davvero tutto. Caio anche abbandona la tribuna. Però negli ultimi minuti abbiamo sbraccato Alessandro dei Varchi, ha avuto qualcosa da ridire con il presidente del Genoa. Ecco, finita la partita, purtroppo finita malissimo, 5-1. Direi che già sul primo gol la difesa granata aveva fatto un po' acqua. E devo dire, insomma, stasera a livello difensivo molte cose hanno funzionato. Hanno fatto molta acqua. Diciamo che sul 3-1 la partita era finita. Poi... Diciamo che nelle vene non c'è più sangue, c'è solo più acqua. Cioè, si vedeva c'è veramente. Poco ossigeno, proprio, l'ossigeno non c'è più, non c'è più, si vedeva sempre in ritardo. Le avvisaglie c'erano fin dall'inizio partita. Comunque, il Torino a 6 punti dalla zona Europa League, perde 2-1, perde 5-1. Cambia alla fine poco in classifica, cambia a livello psicologico, Ventura ovviamente un po' abbacchiato. Invece la Campionella, voglio aggiungere qualcosa sulla partita? Ma diciamo che tutto sommato è stato un grande campionato del Torino, ecco, perché... Bisogna...
dopo le gestioni di Cerci e Immobile nessuno si aspettava che il Torino arrivasse in questa posizione, certo. E quindi siamo molto contenti dell'annata che, ecco, ricordiamo che fatto. Fino a Cesena nessuno si sarebbe dopo mai le giornate il Torino è la zona medio-bassa con i suoi 10 gol, poi terzo nel campionato del girone di ritorno, il campionato di clausura, anche se poi queste ultime due sconfitte contro Palermo e Genoa sinceramente hanno influenzato il giudizio. Se gli amici di Claudio Pinelli voglio aggiungere qualcosa su questa serata. No, se non volete, se volete aggiungere passate il microfono. No, tutti timidi, allora. No, timidi. No, delusi. Neanche. Ma quando ne prendi sono no. contento che il Torino anche quest'anno si è salvato, perché questa è la nostra realtà. Si è salvato a gennaio, realtà. Non è? Ma sì, questa è la nostra. Abbiamo 51 secondi, dobbiamo ancora salutare gli amici di San Damiano che ringraziamo, siamo un po' in chiusura, avete donato anche una bella bottiglia a Pallavicini, ecco. Grazie. Ovviamente per te da parte dello Sparta Calcio e della Sparta Tecnico Granata. Grazie Roberto, presidente Cisco è da noi. Alla prossima allora. Certo, allora la stagione non è finita, c'è una troppa partita da vincere per andare a 57 punti, è difficile l'Europa League, ma non è impossibile, anche se bisognerebbe che perdesse molti punti anche davanti, insomma. Virtualmente la partita è chiusa, ma ci sono ancora 9 punti in ballo, quindi bisogna sperare fino alla fine. Certo, rimane una stagione positiva, chiusa un po' male, un po' di delusione, però dopo 20 anni il Torino ha vinto il derby, dopo 20 anni nella Europa League ha fatto 14 partite, insomma è stata una stagione in cui è riferito l'orgoglio Granata. Salutiamo e ringraziamo tutti gli ospiti, siamo in chiusura, fatemi un applauso, ringraziamo Tostano, Gianni T, ci vediamo ovviamente lunedì con l'orgoglio Granata, buona settimana a tutti. 5 euro per quello. Attenzione con salamini Beretta. Che te lo dico a fare? Salamini Beretta spariscono in fretta. Siamo